Dal dialogo tra il centro e le periferie, tra i milanesi DOC e i nuovi arrivati, a quello tra istituzioni e cittadini, tra le religioni, anche l'Islam, e poi il futuro che è già qui, l'Expo 2015, come occasione paradigmatica di incontro. È un orizzonte di confronto a 360 gradi, quello delineato dal cardinale Tettamanzi, nel suo annuale discorso rivolto alla città per la festività di Sant'Ambrogio. E naturalmente non potevano mancare le reazioni, anzitutto dalle massime autorità locali, in prima fila nella Basilica ad ascoltare l'arcivescovo. Il dialogo vale con tutti. Quando siamo forti nella nostra identità, siamo capaci di dialogare con gli altri, allora il dialogo diventa arricchimento reciproco. Dialogo anche nelle situazioni più difficili e il pensiero corre all'Islam. Ma è giusto che ci siano luoghi di preghiera per tutti coloro che desiderano esprimere e testimoniare la propria fede religiosa, giusto? Quindi anche le moschee? Ma Sua Eminenza non ha parlato in maniera specifica. Io credo che i luoghi di preghiera forse vanno ancora prima ricercati dentro noi stessi. Mi è parso di cogliere che proprio perché magari ci sono più difficoltà apparentemente, queste difficoltà devono essere non una barriera per aprire il dialogo, ma uno stimolo maggiore perché il dialogo si apra e diventi sempre più produttivo. Ma è lo stesso arcivescovo a suggerire una corretta interpretazione delle sue parole. Il diritto della libertà religiosa che deve essere attuato in una convivenza dove ci sono delle norme da seguire e da rispettare è un diritto che si esprime anche pubblicamente attraverso un luogo religioso che ha anche delle dimensioni culturali ovviamente, ma da questo punto di vista l'attenzione a non confondere il religioso con il politico è evidentemente un'attenzione che ci deve vedere sempre tutti quanti vigilanti.